Lo ricordiamo tutti come segretario generale del Partito Comunista dell'URSS, come grande avversario di Hitler, ma c'è un particolare della sua vita che molte persone ignorano. Stalin, l'uomo d'acciaio, in gioventù fu un meteorologo. La meteorologia contribuì probabilmente alla formazione del dittatore che l'avrebbe reso famoso. Nonostante il padre volesse tramandargli l'arte e la bottega e farne un ciabattino, la madre insistette perché il giovane Joseph avesse un'istruzione. Per racimolare i soldi necessari ad intraprendere gli studi, egli fu quindi costretto a cercarsi un lavoro temporaneo e fu così che all'età di 21 anni trovò il primo e forse unico lavoro legittimo della sua vita, meteorologo presso l'osservatorio meteorologico di Tbilisi. La sua mansione era quella di registrare le condizioni del tempo durante il giorno, ma lo scarso impegno e tempo che questo lavoro richiedeva fu determinante per la nascita delle idee rivoluzionarie di Stalin, che proprio in quel periodo diventava uno dei più noti agitatori politici della città, utilizzando l'osservatorio anche come nascondiglio segreto. Ed è arrivato il momento del nostro incontro settimanale con il WWF. Siamo in collegamento dagli studi di Roma con la dottoressa Maria Grazia Midulla, responsabile per il WWF Italia del settore clima energia. Grazie per essere con noi. Salve, salve a tutti. Ecco, durante questa puntata abbiamo visto un pochettino le ultime novità del terzo rapporto dell'IPCC e abbiamo visto e capito che bisogna fare qualcosa soprattutto entro il 2030 per cercare di non superare la soglia dell'aumento di 2 gradi di temperatura. E questa settimana c'è stata un'iniziativa che noi reputiamo molto importante da parte dell'Italian Climate Network, soprattutto perché riguarda dei giovani, il cosiddetto think tank che hanno organizzato. Ce ne può parlare? Sì, noi siamo stati chiamati, insomma ci hanno chiesto di appoggiarli e noi molto volentieri e molto convintamente li appoggiamo. Si sta cercando di mettere su un gruppo di giovani che pensino un po' alle implicazioni per le future generazioni del cambiamento climatico e soprattutto dell'inazione sul cambiamento climatico. Il principio che loro portano avanti e che vogliono difendere è quello dell'equità intergenerazionale, anzi non è un principio bensì un diritto, e quindi proprio loro che hanno poco esatto. Più di 20 anni si sono mossi. Io volevo capire con il suo aiuto, ma poi questo sarà un argomento che comunque qui a Prometeo intendiamo approfondire, anzi li abbiamo già chiamati loro per venire qua come ospiti, come i giovani possono partecipare, cioè loro hanno aperto questo think tank che vuol dire serbatoio di idee, serbatoio di pensieri, ma insomma tutti possono partecipare a questo documento operativo che verrà portato avanti davanti alle istituzioni e ai politici, quelli che devono prendere delle decisioni? Sì, loro hanno intrapreso una strada che noi appunto, cui noi forniamo il nostro appoggio, ed è la strada del cercare di fare insieme un documento. Poi ci sono molte idee in cantiere, ci possono essere varie forme di espressione per manifestare le proprie idee. Poi ci sono anche le strade però per cominciare a discuterne e a cambiare la realtà circostante. Maria Grazia, abbiamo pochissimi secondi, però a proposito di fare qualcosa, sì. Martedì prossimo, il 22 aprile, sarà una giornata importante perché è la giornata della Terra. Ci puoi riassumere brevemente cos'è che state organizzando? Noi stiamo organizzando in realtà un grande momento di pensiero, ancora una volta, nel senso che insieme all'Aurelio Peccei Club, insomma al Club di Roma, stiamo organizzando una lecture proprio sul futuro della Terra, su quello che dobbiamo fare per non finire in bancarotta. Purtroppo siamo messi male sotto molti fronti. Abbiamo la convinzione di poter consumare e inquinare illimitatamente e i conti stanno venendo un po' i nodi stanno venendo al pettine. E la giornata della Terra sarà un giorno per far uscire proprio tutti questi nodi. Maria Grazia, ti devo chiedere di stringere perché veramente abbiamo poco tempo. Certo. No, ma finisco con una frase. La nostra convinzione è quella che si possa fare,
Non è vero che non si può fare più niente, si può fare, bisogna agire più in fretta. E io ti ringrazio per questo messaggio, perché ci dai coraggio a tutti quanti. Grazie per essere stata con noi. Grazie, arrivederci. Grazie ancora Maria Grazia Midulla, grazie a tutti i nostri amici del WWF e grazie a voi, perché questa settimana siete davvero stati attivissimi, avete spedito sulle nostre pagine di Facebook molte foto riguardanti i fenomeni meteorologici. Come sempre, come ogni settimana, scegliamo i più belli. Potete condividere il materiale anche tramite i nostri account di Twitter. Noi vi aspettiamo. Adesso colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Matteo Zanetti, perché è a lui che spetta il compito di guardare tutte le fotografie che arrivano e di scegliere le più belle. A te Matteo. E infatti Serena, ho passato metà pomeriggio ieri a scegliere quali scatti fossero i più belli tra i tanti che ci sono arrivati. Ovviamente ringraziamo tutti i nostri Meteo Warriors. Partiamo dal primo che ho scelto, e anche personalmente il mio preferito, la luna cullata dall'Etna. Guardate questa luna che sta tramontando appunto dietro il monte della Sicilia, e guardate, illumina la tanta neve che è ancora presente proprio sul vulcano. Quindi grazie a Gaetano Auteri per questa foto. Andiamo subito alla seconda foto, molto molto suggestiva, questa tromba marina a Porto San Giorgio, provincia di Fermo. Una foto che ci è stata inviata da Alex Maggiore, ma scattata da Marco Cecchetti. Quindi grazie a questi due Meteo Warriors. Andiamo all'ultima foto, bellissima, un tramonto sullo Stromboli. Guardate proprio all'orizzonte, con il mare piatto come una tavola. Grazie in questo caso a Roberto Lorenzo. Come fare per partecipare alla nostra trasmissione con le vostre foto? Basta inviare tutto il materiale alla nostra pagina di Facebook. Vado da Serena, che è proprio in compagnia della pagina di Prometeo. Esatto, la stavo guardando. Matteo, innanzitutto ringrazio tutti quanti, perché queste foto che ci hai fatto vedere sono davvero stupende. Adesso visitiamo la pagina, perché anche voi potete partecipare a Prometeo attivamente. Nella pagina di Prometeo potete caricare il materiale, ovviamente noi vi aspettiamo come amici, e poi potete anche commentare tutte le notizie che mettiamo di giorno in giorno. Sono notizie che poi scegliamo perché vengano approfondite e mandate in TV, e approfondite come sempre noi lo facciamo con l'aiuto degli esperti. Aspettiamo il vostro materiale, da qui che scegliamo tutte le foto poi da mandare in onda. Quindi mi raccomando, partecipate attivamente al backstage della trasmissione. Adesso invece è giunto il momento di tornare a parlare di previsioni del tempo, perché Matteo ci aveva lasciato un po' di suspense, perché ci ha detto il tempo sabato e domenica, però poi la Pasquetta. In realtà non sappiamo ancora che cosa ci dobbiamo aspettare. Colleghiamoci subito con lui per avere i dettagli della giornata di lunedì. E quindi è il momento di capire se le grigliate saranno asciutte o bagnate. Diciamo in parte asciutte, in parte bagnate, perché il sud sarà fortunato ma il nord purtroppo no. Questa è la giornata di lunedì, con nuvolosità intensa al nord Italia, su parte del centro, ma con piogge più probabili sulle pianure a nord del Po e al nord-ovest, con ancora nevicate sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Non sono escluse comunque delle schiarite, specie nella seconda parte della giornata al nord-ovest. Sul resto della penisola invece nuvolosità sparsa, alternata a delle schiarite anche ampie, con temperature oltre i 20 gradi, parliamo ovviamente di valori massimi, mentre al nord saremo un po' al di sotto di questa soglia, ma comunque ecco, non farà assolutamente freddo, con venti in generale moderati, anche forti sull'Adriatico, provenienti da sud-est. Ecco, rimaniamo con te Matteo, perché ci sarà bisogno delle previsioni del tempo anche nella prossima settimana, perché si aprirà e continuerà all'insegna di alternanza tra schiarite e acquazzoni. Esatto, in una parola, instabilità, soprattutto sui rilievi. Andiamo quindi con la cartina che è già alle mie spalle, pronta per mostrare la giornata di mercoledì, ma è una previsione valida per buona parte della settimana, perché vedete, continuerà questa blanda circolazione depressionaria e quindi avremo ancora dell'instabilità concentrata, come già detto, sui rilievi, quindi soprattutto nel pomeriggio, nelle ore più calde, qualche acquazzone, schiarite anche ampie in pianura e sulle coste, ma in generale ecco, saranno giornate migliori rispetto a quelle del fine settimana. E le temperature ancora piuttosto miti, specie laddove splenderà il sole, con punte massime oltre i 20 gradi. Al mattino le temperature saranno comunque in rialzo e oltre i 10 gradi.
Non c'è limite alla fantasia nella sperimentazione dei combustibili alternativi, ne è un esempio l'ultima ricerca della Marina statunitense che è riuscita a trasformare, pensate, l'acqua di mare in carburante. Gli scienziati della Naval Research Laboratory spiegano che il processo consiste nel separare anidride carbonica e idrogeno dall'acqua grazie al passaggio forzato in una cella elettrificata. Si parte da un'acidificazione fino ad arrivare, attraverso vari passaggi, alla produzione di molecole da 6 a 9 atomi di carbonio. Il carburante formato si può alimentare anche gli aerei, come mostrato da un test effettuato dai ricercatori su un modellino. I vantaggi sarebbero moltissimi, dalla riduzione dell'inquinamento e di utilizzo dei combustibili fossili al risparmio economico. Vi terremo aggiornati con gli sviluppi di queste ricerche anche tramite il nostro sito internet classmeteo.it, lì potete trovare soprattutto le previsioni del tempo sempre aggiornate, poi tutte le notizie riguardanti clima, ambiente ed energia. Se avete dubbi o domande, a vostra disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica meteo@class.it. Tutto il materiale di Prometeo, i servizi di approfondimento, anche le puntate intere all'interno del nostro canale YouTube, si chiama Class Meteo, venite a trovarci. Adesso non mi resta che augurarvi innanzitutto un buon weekend e delle buonissime vacanze di Pasqua. Vi facciamo, tutta la redazione vi fa tantissimi auguri e nel frattempo vi auguro anche un buon proseguimento di serata con la programmazione di Class TV. Ci vediamo settimana prossima, puntuali. Buon weekend, buona Pasqua.